Ma guarda che si vede anche qua. Alcuni di voi sono arrivati qua grazie a un piccolo annuncio fatto nel canale principale e altri si sono iscritti vedendo tra i canali correlati. E molto presto farò un piccolo contest qui per regalare un paio di magliette. E come secondo video oggi parleremo di bambini completamente dipendenti e quindi impazziti a causa di un gioco famosissimo, Fortnite. Sì, quel gioco dove appena tu entri qualcuno ha già costruito la Torre Eiffel per ammazzarti, ma vabbè, dettagli. Ma non siamo qua a parlare delle mie vendette personali. Questo videogioco crea addirittura più dipendenza di Counter-Strike. E molte città hanno finanziato dei servizi per aiutare i bambini dipendenti. Se siete seduti o sdraiati è una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo a vedere un paio di ragazzini che hanno preso Fortnite fin troppo sul serio. È numero 1. Cominciamo il numero 1 con un bambino molto molto preso da Fortnite che non voleva assolutamente perdere. Ha subito una piccola imboscata che gli è costata la partita e giustamente ha buttato il controller a terra. E si è messo leggermente a urlare e sbraitare, ma non è finita. Capendo che non era abbastanza, ha preso un martello e ha fatto capire alla Sony come si fanno i test di resistenza sui loro prodotti, sfasciando completamente tutto. Insomma, non l'ha presa benissimo, credo, eh. La madre il giorno dopo, secondo le notizie, gli ha sequestrato tutto e lo ha messo in punizione. Numero 2. Ci sono ragazzi a cui non piace proprio passare un bel Natale con la famiglia e a cui non piace guardare film con loro perché devono giocare. Sanno di avere gli amici online a certe ore e giustamente se non possono muovere i parenti dai divani, beh, li spaccano la TV. In questo modo sono sicuri che nessuno userà più quel televisore, come questo bambino. Beh, che di bambino non ha tanto, eh. In un primo momento voleva solo parlare, ma poi giustamente ha capito che nessuno gli avrebbe permesso di godersi la sua bella TV. Quindi è andato dritto a prendere un piccone enorme e devastare tutto. Prima aveva pure provato a sparare al povero schermo con un fucile a pallini. PS, non sembra proprio un bambino dalla stazza, sembra più un quarantenne con la pancia. Numero 3. Lui è un bambino come gli altri che si dedica un paio di orette a Fortnite e ne dedica un paio anche all'arrabbiarsi. Dopo aver affrontato un pericolosissimo zombie, ha deciso di prendere il loot, ma qualcosa è andato storto e giustamente si è arrabbiato. È stato ucciso mentre stava cercando un modo per riprendersi dallo scontro precedente. Alcuni giocatori aspettano solo che gli altri perdano parte della loro vita in modo da ficcargli un paio di colpi. Giustamente il nostro amicone si è arrabbiato un pochino prendendo le cuffie e spaccandole. E giustamente era stata la cuffia a rovinargli il gioco, eh. Numero 4. Quanti di voi hanno fratelli e sorelle? Beh, sapete, quando si è gamer possono rivelarsi l'ostacolo più grande. Io a volte sono concentrato in una partita alquanto tosta e all'improvviso mi ritrovo mia sorella che per divertimento mi interrompe e prova a darmi fastidio in ogni modo. E giustamente perdo la partita, ma non mi arrabbio più di tanto. Ci sono invece persone che non sopportano minimamente certe cose e si arrabbiano fin troppo, come questo bambino che non ci sta proprio a farsi prendere in giro. Il fratello maggiore stava filmando la scena per mostrare al mondo come il suo fratellino minore sia irascibile quando gioca e lo ha anche preso in giro per un po' finché il piccolo non si è alzato e ha devastato la TV con un cono. Numero 5. Non soltanto gli altri giocatori, ma se non si sta attenti anche l'ambiente può diventare il peggior nemico di tutti, come per questo bambino che nel caos del momento non è riuscito a vedere il suo nemico che lo ha subito fatto fuori mostrando veramente chi comandava. Dopo questo scatto di rabbia, come potete vedere, si è un attimo messo a fare un balletto strano di cui non chiederò il nome. E dopodiché se n'è andato mostrando come non ci sia per forza bisogno di rompere una postazione per essere davvero un giocatore di Fortnite. Con questo concludiamo! Che dire, non siate troppo arrabbiati quando giocate, una sconfitta ogni tanto ci sta, così potete imparare dagli errori e rompere un controller da 70 euro o una tastiera da 200 non è la cosa più bella da fare, dai, rischiereste solo di non giocare più. Spero il video vi sia piaciuto e alla prossima, gente!